Marco Guazzini, coordinatore del Centro Studi, e una tua considerazione, Marco, su questo corso allenatori che si è tenuto appunto qui a Castel Gandolfo. Dunque, un corso di formazione per il terzo livello, per gli allenatori, ci sono presenti tutte e tre le specialità, sono 25, 18 acqua piatta, 5 acqua mossa e 2 canoa polo. Sono un gruppo di istruttori molto motivati, molto attenti, abbiamo fatto tutte le materie che interessano, che sono i presupposti della tecnica, e quindi fisiologia, e quindi psicologia, e quindi altre teoria dell'allenamento, i modelli di prestazione di tutte le specialità. Io ho invitato tutti i direttori tecnici delle specialità a parlare dei modelli di prestazione e delle loro specialità. Quindi al fine del mese proseguiremo con un altro stage che riguarderà esclusivamente la tecnica, e lì inviteremo ancora direttori tecnici, ci divideremo per settori, e anche il nostro biomeccanico, il professor Giorgio Gatta, che ci darà alcune informazioni molto importanti su questo argomento per noi essenziale. Grazie Marco. Grazie a voi. Guglielmo Guerrini, direttore tecnico della Velocità, qui alla Corsa Allenatori di Castel Gandolfo. Una tua impressione, Guglielmo? Ma io sono molto contento che la federazione continui a fare corsi per gli allenatori. Io sono molto sensibile alla formazione, al fatto che stiamo spingendo fortissimo con la federazione, con il presidente, con Marco Guazzini e con tutto lo staff tecnico nazionale, a quelli che sono i seminari territoriali. Ne abbiamo fatto uno a Bologna in gennaio, adesso ne faremo uno a marzo a Laniene, qui nel Lazio, poi ne faremo sicuramente uno a Savona in occasione della loro competizione di settembre, e speriamo anche di farne un ultimo a Verona alla fine di ottobre. Io penso che queste cose qui servono per mantenere alto il dibattito formativo sul territorio, e credo che la formazione sia fondamentale per quello che è lo sviluppo degli allenatori. Siamo qui a Castel Gandolfo con Stefano Loddo, che è intervenuto oggi al corso allenatori su un argomento molto importante. Ci puoi raccontare, Stefano? Sì, oggi abbiamo parlato di 200 metri ed in particolar modo di tutto il percorso fatto negli ultimi due quadrienni con tutto il gruppo dei 200 metristi. Abbiamo visto come organizzare appunto una pianificazione di allenamenti per questa distanza, e la volta prossima vedremo tutte le correlazioni che ci possono essere con gli aspetti tecnici e posturali in costruzione sia di questa distanza che di tutte le altre. Rodolfo Vastola è intervenuto qui al corso allenatori a Castel Gandolfo. Una tua testimonianza, Rodolfo? Un'esperienza importante, sicuramente uno dei punti più importanti e focali della federazione deve essere la formazione dei tecnici, che ci consentirà sempre di lavorare sempre al meglio e di avere personale qualificato e di alzare il livello della base e di alzare il livello dell'alto livello.